Buon pomeriggio a tutti, come state? Altra giornata a casa e solito consueto appuntamento. Ciao Luca, solito appuntamento ore 18:30, oggi rispetto alle ore 18, solo perché abbiamo voluto rispettare questi 30 minuti iniziali, visto che al di là del vostro essere cristiani, cattolici, di qualsiasi religione siate, mi sembrava corretto rispettare l'introduzione del Papa con la benedizione del Urbe Torbi e poi, per chi invece vuole raggiungerci in questa diretta, scambiarci appunto anche oggi qualche ulteriore informazione. Nel frattempo, oltre a Luca, saluto anche le altre persone che mano a mano si stanno popolando. Allora, come anzidetto, oggi siamo in compagnia di un collega che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa in occasione di alcuni eventi che si sono svolti in Calabria, in particolare a Reggio Calabria. Molti di voi sapranno che io sono siciliana, ma in realtà sono nata a Reggio Calabria, quindi ho anche una parte di cuore, di pelle, di sangue, che fa parte di un meridione che riguarda sia la Sicilia che la Calabria. E durante i periodi estivi, avendo questa bella casa vicino al mare in Calabria, faccio sempre almeno una settimana anche per riaprire questa casa. E in questa occasione, vi dicevo, ho avuto la possibilità di conoscere un collega che mi è rimasto nel cuore sia per la sua giovane età e la capacità di avere fatte tante cose, sia per la sua caparbietà di avere portato il make-up in una città come Reggio Calabria, dove non se ne sente così tanto parlare. Eppure lui, nonostante abbia delle connessioni con Milano, dove appunto si occupa anche della Milano Fashion Week, ciao Valentina, e anche delle partecipazioni internazionali, ha deciso di mettere e continuare a mettere radici proprio in Calabria e questo gli fa orgoglio ed è il motivo per il quale l'ho invitato perché in questi appuntamenti dove sapete ormai si parla di bellezza in senso generale, poi ogni tanto diamo anche delle informazioni nel dettaglio alle persone che comunque vogliono essere informate su quella che può essere una parte fiscale, su quella che può essere capire come riprenderemo il lavoro nel momento in cui. Ciao Arfabrick, ma che bello, ci siete anche voi, eh? Molto molto bene. E allora, con grande piacere, vi dicevo che condivido questa mia diretta di oggi, lo vedo qui online, con Dario Caminiti. Quindi aspetto che Dario mi faccia la richiesta di partecipazione alla diretta, così lo salutiamo e poi argomentiamo proprio quello che vogliamo oggi condividere con voi. Come al solito, è sempre molto bello, se ci scrivete, se ci fate delle domande, anche per capire meglio, rispetto anche ai prossimi appuntamenti che si possono creare, quali sono, le cose che vi interessano, no? Per esempio, nella puntata di ieri, dove non ho avuto un ospite, ma ho preferito, intanto ciao Simona, ma ho preferito dare delle informazioni alle persone su come presentare la domanda all'INPS, mi avete scritto che vi piacerebbe vedere qualche tutorial categoria per categoria dei miei prodotti e quindi mi sto facendo un'agenda proprio per. Ciao Simona, proprio per accontentarvi. Questo chiaramente fa molto piacere anche a me, però ribadisco, il concetto iniziale era proprio quello di metterci tutti nella stessa direzione. Ed è il motivo per il quale, invece che fare queste dirette dal mio sito aziendale For Makeup, preferisco farle da Valeria Orlando. Ed ecco qui, ciao Stefania! Allora, ecco Dario, lo aspetto. Allora, Dario, come so? Sto a casa e ormai Assolutamente. di colori, al di là quelli che utilizziamo il nostro lavoro, sto riempiendo la mia casa, rispolverando quadri che mi facciano ricordare quanto era bello andare a lavorare. Assolutamente, assolutamente che manca tanto, Valeria. Cioè, Manca è tutto. inevitabile questa risposta.
Manca a tutti. Io stavo facendo una presentazione di te perché appunto dicevo che ci siamo conosciuti un paio di anni fa, perché chiaramente essendo per una parte anch'io calabrese e avendo questa casa, avendo degli amici, Natalia, che è la mia amica come trend union, ci ha fatto conoscere con grande piacere in Esattamente. occasione dell'evento che lei organizza ogni anno durante il periodo estivo, e quindi tu ti sei trovata ad occuparti, no, di questo evento, ma come te ne occupi di tanto, perché accennavo anche che chiaramente tu vieni spesso a Milano per occuparti anche tu della Milano Fashion Week, ma anche delle partecipazioni internazionali, no? Perché ricordiamo per esempio Monte Carlo, altre cose, ma vorrei che Sì, fossi assolutamente. proprio tu, anche rispetto alle altre persone che non ti conoscono, che fanno parte del mio mondo, fai un'introduzione proprio di che cos'è per te il mondo Ciao del make-up. Stefania, La Stefania Steffi, Semmato, questa amica la in comune. Steffi. Tra l'altro avremmo potuto condividere insomma questo evento che ormai quest'anno giungeva alla quinta edizione qui a Reggio Calabria, al Teatro Cilea con la Camera Nazionale dei Giovani Fashion Designer che per forza di cose abbiamo dovuto rimandare insomma, quindi Stefania ormai è un appuntamento fisso per noi insomma, no? Incontrarci in Grande tale cuore la situazione. Steffi, grande cuore. Sì. Assolutamente. Mi dicevi, Vale? Allora, niente, io direi che appunto, visto che in quasi tutte quelle che sono gli appuntamenti con il World Talking, l'idea è proprio quello di da nord a sud di segnare un pochino come stiamo vivendo questo momento e capire nel momento in cui usciremo da questa quarantena, che non significa uscire dalla crisi economica che ha avvolto non solo il nostro paese, ma chiaramente sappiamo ormai tutti che è una crisi mondiale, dipendentemente dalle categorie merceologiche di lavoro, quali saranno le attività che potranno partire con meno problemi e quelle con un pochino più di problemi. Tu che ne pensi, Dario? Beh, rifacendoci un attimino al nostro lavoro, naturalmente, certo, con delle dovute precauzioni, con delle dovute attenzioni, secondo me, è il mio modesto parere, a maggior ragione, quando si tratta di eventi, o meglio, appuntamenti privati, quindi con quelle che sono comunque le nostre clienti, le nostre spose, credo che un attimino dovremmo essere un po' più avvantaggiati e agevolati. Perché comunque appunto si tratta di prestare attenzione, no? Ad avere dei piccoli accorgimenti tra cliente e makeup artist, secondo me non ci sono dei grossi problemi al riguardo. Inevitabilmente comunque il make-up artist trovatesi in situazioni di evento un attimino un po' più dettagliato, no? Come può essere un défilé, una sfilata, un evento moda, uno shooting, dove comunque, sai, un attimino partiamo già da un team, partiamo già da da una situazione un po' più Corposa, articolata, ah, proprio. inevitabilmente di base da ma l'evento in sé, ok? Così come appunto ti dicevo, questa l'International Fashion Week, insomma, del Sud, l'abbiamo rimandata perché per forza di cose, comunque, modelle, designer, ospiti, Che idea vi make-up artist. siete fatti di rifare questa di poter, diciamo, mandare in onda, chiamiamolo così, questo evento in quale mese? Dove vi siete collocati al momento? L'estate, anche perché comunque coloro che partecipano a questo evento abbiamo sia la categoria comunque delle accademie, perché il nostro evento si articola in quattro contenitori. Noi abbiamo le accademie e quindi a sua volta, per forza di cose, durante le loro lezioni, durante i loro corsi, non stanno producendo quello che comunque il loro abito o comunque la loro creazione per l'esame, piuttosto che. Quindi a livello istituzionale obbligatoriamente sono chiuse. In secondaris, magari il contenitore un po' più agevolato è il giovane fashion designer che naturalmente può produrre tranquillamente anche a casa, però inevitabilmente quando si tratta comunque di eccellenze del Made in Italy, addirittura eccellenze internazionali anche sugli spostamenti, nonché anche nei loro boutique piuttosto che nei loro laboratori.
sono in grossissima difficoltà, perché parliamo di un concetto comunque che va di una collezione, dove durante il nostro evento comunque noi diamo l'opportunità di presentare massimo 15 abiti, per forza di cose, per una questione di tempistica, per una questione comunque di varie collaborazioni, no? Però detto ciò, comunque c'è anche da considerare anche gli spostamenti, perché noi abbiamo anche il piacere di avere designer sia nazionali che internazionali, quindi a sua volta, insomma, ecco, gli aeroporti in questo momento sono sconsigliatissimi, nonché comunque in condizioni piuttosto particolari, quindi per forza di cose comunque, ma già partendo dall'assemblamento in sé, cioè nel senso, quindi Assolutamente. anche quello che comunque è tutto il direttivo della Camera Nazionale dei Fashion Designer, per forza di cose non si sta potendo riunire per poi appunto un attimino organizzare la quinta edizione. Chiaro. Senti Dario, mi viene di farti una domanda perché un po' ormai da 2 settimane, da quando porto avanti Vogue Talking, vedo tra i colleghi, chiaramente un po' dipendendo anche dalla geolocalizzazione, no? Una serie di domande, di consigli e quindi anche dipendentemente dall'età. E quindi la domanda è: Dario Caminiti, che comunque è un giovane truccatore, ma che in così pochi anni si è comunque distinto e si è distinto facendo una scelta importante, perché ricordo ancora, come ho detto nella presentazione, che Dario ha ricevuto diverse proposte nello spostarsi a Milano, se non addirittura anche all'estero, no? Perché si è mostrato con un suo lavoro di eccellenza in quello che fa. Ti Eppure ringrazio tu, per queste parole, Vale. ma ripeto, è 30 anni che faccio questo lavoro e ritengo di avere un minimo di esperienza nel valutare quando una persona non solo lavora bene, ecco, questo è una cosa che almeno per me è fondamentale, molto importante. Quindi la capacità espressiva del proprio lavoro, quindi di saper mettere per quantità e per colore, abbellire una cliente o una modella, ma poi allo stesso tempo anche la capacità di saper mostrare, quindi non solo nelle competenze, ma anche nel linguaggio. E quindi mi hai colpito per entrambe le cose perché non è così scontato. E la domanda è: come mai Dario ha scelto, perché lo ha scelto, avendo avuto altre opportunità lì dove molti giovani poi si lanciano, no, verso il nord, verso l'estero, e quindi noi abbiamo eccellenze italiane che ci lasciano causa non lavoro al sud o l'impossibilità di esaudire i propri desideri, tu hai fatto invece una scelta importante. Ce la racconti? Allora, sì, parto un attimino dagli albori. Ciao Giuseppe, perché vedo anche Fata Giuseppe che è qui con noi. Un Ah, po' di ok, non mondo avevo. della Calabria. Comunque stanno scorrendo qui le visualizzazioni, insomma, ero attento un attimino ad ascoltare la tua domanda. Assolutamente. Allora, parto un attimino dagli albori anche per contestualizzare questa domanda che mi hai fatto. In quanto comunque io ci tengo sempre a precisare, o meglio, nel senso sempre a dire, perché tu hai fatto una domanda un po' generica, no? Però in questa domanda è inserita anche la domanda un attimino che mi viene fatta più frequentemente, no? Il come, o meglio, il perché io mi sia avvicinata al mondo del make-up. Allora, parto dal presupposto che comunque non era assolutamente nei miei obiettivi, non sapevo quasi nemmeno l'esistenza, insomma, di questo mondo, se non che appunto mamma, che prima di andare al lavoro, insomma, la vedevo prepararsi appunto per poi andare al lavoro. È arrivato nella mia vita appunto questo lavoro per una questione appunto di un assemblamento di esperienze piuttosto che un assemblamento di casualità derivanti tutti da tutt'altra specie. E parliamo dai miei studi, in quanto comunque ecco, la mia vera e propria passione è proprio l'arte, ok? Il mondo dell'arte, in quanto comunque da bambino i miei giochi preferiti erano ritmi di carta e colori. Questa cosa, insomma, non mi ha mai abbandonato, anzi, in maniera tranquilla, disinvolta e assolutamente naturale, mi ha portato poi a quelle che sono state le mie scelte di studio.
nonché sia liceali, quindi frequentando il liceo artistico, sia accademici che appunto frequentando l'Accademia di Belle Arti. In concomitanza comunque a tutto quello che era il mondo appunto del disegno, della pittura, dell'arte, no? Si è unita un attimino un'ulteriore passione che era quella della danza sportiva. Io provenivo da un percorso di basket di circa 6 anni, che poi insomma si è interrotto insomma, per un trasferimento da una città all'altra. E in questo spostamento, insomma, ci fu questo subentrare che sono due sport totalmente diversi, cioè nel senso non si possono assolutamente paragonare. Però, insomma, volevo fare qualche sport. Ci fu appunto una mia cuginetta che cercava questo fatidico ballerino. Ho detto io, vabbè, proviamo, nel senso più che altro mamma mi indirizzò e mi disse appunto prova, nel senso non ti costa niente, se non ti piace, buona. Da questo andai avanti da appunto all'età di 11 anni, andai avanti per circa 14 anni, Wow! perché si è interrotto appunto purtroppo, ahimè, perché era veramente uno sport che mi piaceva, uno sport che anche in esso appunto c'è arte, quindi forse per questo cioè il destino mi ha fatto Capito. proseguire appunto nel praticare questo sport, perché poi non voglio essere longevo, insomma, comunque questo sport poi si pratica a livello agonistico durante delle gare che poi ti portavano anche a visionare quelli che erano i livelli successivi, no? Quindi c'era anche questo motore motivazionale nel vedere tutta l'artisticità che poi c'era nel proseguire di livello. Detto ciò, insomma, nel mondo appunto della danza sportiva, soprattutto da un determinato livello in poi, subentra anche quello che è il fattore estetico, ok? D'abbellimento piuttosto che decorativo della coppia in sé, naturalmente in particolar modo della ballerina. La fortuna nella sfortuna volle che una di queste, no? Perché comunque non è obbligatorio che tu mantenga sempre la La stessa stessa durante compagna. Ok. la compagna di ballo, ero passato da poco nel livello successivo, dove appunto c'era questa artisticità nel presentarsi in pista. Trattandosi insomma di una ragazza di 15-16 anni, insomma, non aveva questa particolare predisposizione nel prepararsi in un determinato modo, no? Quindi fu il momento in cui io associai, infatti è quello fondamentalmente per quanto riguarda anche oggi il trucco, quello che era il discorso di studio barra comunque pratica a livello liceale e successivamente accademico, quindi la colorimetria, piuttosto che l'anatomia, piuttosto che l'iconografia, quindi lo studio dei volumi, del volto, delle varie situazioni, insomma, morfologiche, Scusa che per ti poi interrompo solo un associarmi. attimo, scusa che ti interrompo solo un attimo, solo per fare un attimino un'apri Ciao parentesi, Armandino. quando si dice che il truccatore tanto sa usare solo i pennelli, no? Come se noi non avessimo un grande studio se facciamo questo lavoro con la giusta e corretta professionalità, soltanto dalle parole e dagli argomenti che tu stai tirando fuori, si capisce quanto amore, quanta passione e quanto studio nella nostra categoria abbiamo. Naturalmente questo è il mio percorso, Vale, ci tengo a precisarlo, perché ci sono anche grandissime capartiste a livello internazionale che nacquero solamente appunto dalla passione, dall'interesse, dalla predisposizione anche in questo campo. Quindi ciò non toglie, insomma, però dal Lo mio punto studio di sarà vista, sempre lo studio, però, dal punto Dario. di vista la goccia che ha fatto traboccare il vaso in senso positivo fu il mio primo incontro con il grande maestro Stefano Anselmo, Il nostro papà. dove appunto durante la sua prima lezione, anzi il suo primo minuto di lezione, quello che lui fece è aprire il proiettore e metterci davanti a tutti i miei colleghi allora quelle che erano le fatidiche icone piuttosto che opere di Leonardo da Vinci. Quindi la Venere delle Rocce, piuttosto che la Gioconda e quant'altro. Allora, a quel punto io capii che proprio quello che era fondamentalmente il mio studio giornaliero era trucco, cioè poteva anche rifarsi sul trucco tranquillamente. Quindi, anche per una questione di necessità, nel senso che, sai,
Poi naturalmente passarono gli anni, incominciai Certo. a crescere. Naturalmente credo che ognuno di noi, arrivato a uno step, della propria vita in generale, vuole avere anche, chiamiamola, una certa autonomia, una certa comunque tranquillità anche sotto appunto l'aspetto economico, no? Piuttosto che anche motivazionale per se stesso, cioè anche per Certo, non lo so, la banconota per andare a mangiare la pizza il sabato sera, magari invece di chiederla a casa, magari è preferibile, insomma, averla e senza dare motivazioni, no? È una questione anche di orgoglio personale. Ecco così che, insomma, io mi approcciai al mondo del trucco, tanto che infatti in quello stesso anno, perché il maestro io lo incontrai a settembre del 2014, ottobre 2014 mi laureai presso appunto l'Accademia, il 16 ottobre esattamente, io giorno 20 ottobre ero già a Milano pronto per il mio corso di make-up. Infatti fu proprio un azzardo, perché poi comunque parliamo di tutt'altra realtà rispetto a quelle che comunque sono le città del sud, il modo di vivere. Infatti, insomma, è stata una data che mi ha dato anche dei piccoli schiaffi inizialmente, nel senso, mi fece capire un attimino e mi formò naturalmente anche l'esperienza di vivere in una grande città come Milano, con quelli che possono essere tutti i pro e tutti i contro, e naturalmente, insomma, poi da dicembre in poi è andato tutto bene, fortunatamente. Quindi da lì, attraverso appunto la formazione, iniziai il mio vero e proprio percorso nell'ambito del make-up. Che bella storia. Allora, c'è stato un momento mentre lo raccontavi, Dario, che ho avuto un po', ti dico, la pelle d'oca, ma la pelle d'oca è quella positiva, quella bella, no? Perché direi che in ogni storia, al di là del periodo del work talking, ma in tanti, tanti anni di carriera, avendo incontrato tanti truccatori che sono stati o studenti o colleghi o semplicemente persone con cui ti ritrovavi su un set perché magari era una grossa campagna pubblicitaria oppure una grossa campagna di moda e quindi ti ritrovavi anche con dei colleghi che non facevano parte proprio esattamente del tuo team o del team come agenzia o proprio del tuo team di lavoro. E ritengo che sia sempre molto bello quando ci si scambia appunto delle informazioni, vivere anche dai racconti degli altri una parte di esperienza personale, no? Perché poi per tutti credo che ci sia quella necessità, quella volontà nell'ascoltare anche le storie degli altri, di dire, beh, ma anche io questo l'ho fatto, che chiaramente può Ciao determinare Giuseppe. quella spinta per le altre persone per dire, bene, allora sono sulla strada giusta, o piuttosto dire, raccontando una propria esperienza, potrei cambiare questo. Beh, infatti, noi dicevamo che tu su Milano, anche quest'anno a febbraio, no? Sei stato qui per Sì, delle sfilate. è stato possibile, dato che comunque il virus ha iniziato ad essere appunto più presente in Italia proprio negli ultimi 3 giorni. Adesso bene. Insomma, fondamentalmente sì, mi è saltato qualche due eventi che erano previsti per il penultimo e l'ultimo giorno della Milano Fashion Week. Però diciamo, ecco, i primi due dove mi vedevano un attimino un po' più presente sotto la direzione appunto del team che curava questi due eventi. Sono stati appunto i primi 2 giorni, quindi insomma, ecco, sono andato via con un po' di magone, però ecco, non è stato del tutto. Ti capisco perché domenica, allora, io sono partita per Parigi il martedì 25, lunedì 24 era l'ultima giornata della Milano Fashion Week, ma Esattamente. già la domenica noi lavoravamo a porte chiuse perché quando allo show alle 11 di Armani, chiaramente ha chiuso le porte e ha fatto la sua prima sfilata a porte chiuse, da lì in poi sappiamo bene che tutte le sfilate della domenica hanno preso quel filone e poi addirittura invece lunedì molta gente, invece di aspettare chiaramente su Milano nella paura di rimanere bloccata, è partita come me d'altronde per Parigi, quindi Sì, anticipando di un esattamente, infatti giorno. è la identica cosa per me, anche perché proprio è stato una questione di ore, tanto che infatti persi il volo che era previsto per il martedì, andai via il lunedì mattina, proprio perché già dalla domenica sera si parlava di chiusura degli aeroporti, piuttosto che di annullamento voli, niente sapendo, insomma, giustamente che poi si andasse a parlare di pandemia.
però qui insomma mi aspettavano tutte le mie spose, quindi sin dai primi di aprile insomma dovevano coronare questo loro grande sogno, quindi dovevo appunto iniziare un attimino a stabilizzare le prove, gli incontri e quant'altro, quindi ho detto no, possibile, voglio dire che io possa stare appunto bloccata a Milano. Quindi lunedì sera presi lunedì mattina, scusami, presi un treno, insomma mi feci circa 14 ore di viaggio per scendere giù, però almeno con la speranza di, ma è stato fra virgolette anche tutto questo vano. Posso immaginare, posso immaginare. Senti Dario, ma adesso la domanda invece nello specifico che può interessare i colleghi che ci ascoltano, ma anche come momento di condivisione. Nel momento in cui, appunto, racconto che hai fatto della tua esperienza lavorativa da quando hai iniziato ad oggi, ti faccio la domanda: qual è dei vari settori tra scegliere la parte beauty fotografica, tra scegliere il seguire una cliente o piuttosto qualche altra specializzazione all'interno del mondo del make-up, cos'è che a Dario Caminiti fa stare meglio quando fa un lavoro in un determinato ambito? Allora, io ti rispondo al 50 e 50 e ti do anche, ciao Lu, ti do anche un attimino la mia motivazione. Perché? Perché, come ti dicevo, io provengo da quello che è il mondo dell'arte. Quindi l'arte va dall'opera classica piuttosto che fino ad arrivare all'opera moderna. In tutti e due lì li associo il concetto. Ok? Perché anche l'arte classica, non perché appunto vediamo appunto delle figure piuttosto che delle nature morte e quant'altro, significa che non c'è un concetto piuttosto che appunto è solo esclusivamente la rappresentazione della realtà. Anche esponendo e rappresentando la realtà, appunto c'era un concetto dietro. Così come nell'arte moderna. È normale che è un attimino un po' meno visibile, un po' più concettuale il discorso, ok? Questo per dire che io rispondo a livello emotivo sotto appunto questi due punti di vista. Sotto l'aspetto appunto trucco classico d'abbellimento correttivo, mi dà una forte emozione magari lo studio della cliente che è una diversa dall'altra, però ancora più emozione mi dà il rapportarmi, no? Il far rivivere quella che è la personalità della cliente stessa nel mio lavoro, ok? Quindi questo magari è quello che mi porta un po' più ad essere, perché alla fine il trucco correttivo d'abbellimento fondamentalmente si può racchiudere tranquillamente in maniera un po' riduttiva, no? Perché i passaggi sono quelli, piuttosto che i concetti sono quelli, quindi un po' mi emoziona un po' di più appunto rispetto a quella che è la tecnica del trucco correttivo, l'emozione, o okay, che l'emotività che mi può dare la cliente stessa, che è naturalmente una diversa dall'altra, con la propria personalità. Per quanto riguarda il concetto appunto di fashion, quindi trucco fotografico, la cosa che mi prende tantissimo è appunto il concetto stesso, nel senso che puoi davvero far di tutto, cioè nel senso partendo dal semplice puntino per arrivare al lavoro super artistico, super articolato, e naturalmente a sua volta ti porta a sperimentare, ti porta a ricercare. Quindi questi sono i due motivi, diciamo, Filoni. fondamentali. Esatto. Però di ciò che li congiunge appunto è la mia espressione, l'emotività più che altro, no? Espressivi che io metto in entrambi i casi. Senti, Dario, prima parlavamo appunto in questi due filoni. È chiaro che se dovessimo pensare a un periodo immediatamente successivo a quello che ad oggi è stabilito ed è fissata la data del 3 aprile, che sappiamo essere, dovrebbe essere, almeno fino adesso, l'ultimo giorno di quarantena, che per noi che siamo in Lombardia è la quarta settimana. Per voi, chiaramente, man mano che il virus ha viaggiato in Italia, bisognerà valutare effettivamente quando potremo uscire
dalla quarantena, che probabilmente non sarà in tutta Italia allo stesso tempo. Questo è quello che si sta profilando mano a mano, che vediamo quanti casi stanno guarendo, quanti purtroppo ne sono morti e quanto comunque in generale sono infetti. Quindi sicuramente tu avevi già una tua programmazione per quello che poteva essere. Intanto dicevo, do io il 20, ho la prima sposa. Ecco, ciao, grazie. Infatti, si parla Io proprio di lavoro giorno questo. 3, quindi è andato un attimino ad essere rinviato come tantissime altre mie clienti con Come ti forte sei mosso ritardo. tu con le tue spose? Questa è una domanda che ho fatto a diversi colleghi in trasmissione. Ciao Paolo, per capire e valutare da nord a sud. Perché scusa, volevo anticipare questo. È chiaro che io sono del sud, quindi so e conosco cosa significa a livelli di tempo e a livello di preparazione una sposa da Napoli in giù. Però essendomi trasferita ormai a Milano e facendo lì dove mi capita la sposa internazionale tramite la wedding planner su Como piuttosto che a Venezia, piuttosto che lavorare con le spose italiane, io lavoro molto con le spose straniere e molto spesso con le spose straniere non devo fare neanche la prova perché loro ti scelgono da portfolio e sono molto smart rispetto invece a quelle italiane. Quindi, se già le nostre care spose italiane solitamente sono molto pretenziose, ci fanno 2 milioni di domande, non sono sempre, diciamolo, no, accontentabili perché pretendono forse anche troppo Sì, rispetto a vabbè, quello c'è di che è base fattibile. un concetto diverso proprio della preparazione in generale del matrimonio. Cioè, si Quindi come la parte. stanno vivendo adesso queste spose del sud? Allora, naturalmente sono un po' rammaricate, no? Preoccupate, sì, però forse secondo me un po' più di rammarico, perché come appunto dicevi tu, Vale, qui da noi il matrimonio viene visto come veramente un giorno molto importante anche sotto l'aspetto della preparazione, piuttosto che del dettaglio. E dell'abbellimento in generale, no? Sia insomma dell'ambito appunto floreale piuttosto che dell'ambito appunto personale, così come la sposa. Detto ciò, sono più che altro, secondo il mio modesto parere, rammaricate, perché il matrimonio giustamente è tutto un discorso di progetto che non nasce di certo il mese prima. Ok, quindi detto ciò, comunque magari loro veramente contavano ogni singolo giorno per arrivare alla data prefissata e si sono trovate veramente con il loro sogno, non dico infranto, però comunque un attimino ostacolato, no? Da tutto questo, da questa situazione. Quindi secondo me c'è forte, forte, forte rammarico. Con le mie spose, vabbè, è un qualcosa un attimino un po' più palese, quindi c'è la sposa che è un po' più preoccupata, che naturalmente sin da subito si è fatta sentire, piuttosto che magari c'è la sposa che, parliamo anche di agosto-settembre, che è un attimino forse un po' più tranquilla, quindi non sta vivendo, ecco, così come la sposa del 3 aprile di cui parlavo prima, è normale. Però devo essere sincero, sì, ci sono delle preoccupazioni, però appunto più che altro un rammarico, c'è una cosa palese che comunque non ci si può sposare nell'arco di quasi un mese, no? Perché comunque c'è anche la sposa che dice forse è meglio rinviare, perché? Però sotto il mio modesto parere tutte le mie spose sono più che altro appunto sì, preoccupate, ma forse un po' più rammaricate da ciò, da non poter andare incontro appunto a quello che è il proprio sogno ormai progettato da un anno, forse un po' di più. Però essendo una cosa di pandemia appunto, essendo una cosa un po' più generale, è normale comunque. Si dice mal comune, mezzo gaudio, appunto per questo, Esatto. no? Perché Quindi è comunque più che chi altro guarda. una predisposizione a posticipare la data, quello sì. La preoccupazione, infatti, è strano, no? Solitamente devi essere tu make-up artist a dire se sei disponibile o meno, no? Adesso mi sta succedendo ormai da quasi una settimana che la sposa mi chiama e mi dice: Dario, dimmi le tue date libere, così io mi adeguo a tutto. Cioè, si sono invertiti un po' i ruoli da questo Fantastico. punto di vista, però. Insomma, ecco, sono delle ragazze giustamente che sanno la
situazione che c'è, quindi non c'è, ecco, almeno per quanto mi riguarda, quella forte, quel forte smarrimento, ecco. Ok. Senti, visto che appunto abbiamo parlato un po' di come hai iniziato, di quello che è stato il tuo percorso, della scelta di amore di rimanere nella tua terra e fare in modo che la tua terra, che è anche la mia terra, avesse la possibilità di brillare, no? Dipendentemente dal bel lavoro. Saudade do Brasil! Sai che io ho vissuto 4 anni in Brasile, quindi ho un pubblico anche esterofilo molto, molto grande. Va bene. E poi, appunto, abbiamo accennato invece a quella che è stata la parte di studi che ti ha portato, quindi, anche non avendo immaginato da subito che il ruolo del look maker, del makeup artist, ti calzasse a pennello, però la casualità di iniziare un'attività, uno sport che aveva a che fare con la bellezza ti ha però condotto poi su questa strada. Oggi, Dario, facendo una somma di quello che ha fatto fino ad oggi e la scelta che hai intrapreso rispetto magari a quello che poteva essere in un primo momento la scelta di iscriversi ad un liceo artistico e poi a un'accademia di belle arti che ti avrebbe potuto portare anche da un'altra parte. Quanti rammarichi, e invece quanta certezza del continuare? Allora, il rammarico, ti devo dire, ad essere appunto sincero, che non c'è, perché fondamentalmente poi, soprattutto a lungo andare, ho capito che quelle che erano le mie predisposizioni naturali, comunque il mio amore nei confronti dell'arte, che in primis era destinato a quello che è la storia dell'arte. Tranquillamente posso rifarlo nel trucco. Certo, sono due campi totalmente diversi, però non ho rammarico, Vale, perché tranquillamente voglio dire, ciò che sono stati i miei studi, i miei sacrifici, piuttosto che comunque tutte le varie mie dedizioni, anche nel corso di studio, che non prevedeva di certo uno studio di truccatore, le ho riportate, sono state coloro che mi hanno dato anche magari questo slancio, no? Ma ti parlo anche del, boh, non lo so, la prima lezione magari di, non lo so, di iconografia, di certo non è fare l'occhio, no? Piuttosto che di progettazione visiva, non è di certo fare subito il progetto. Cioè, la prima cosa che ti si viene richiesta è quella di fare un susseguirsi di linee orizzontali e verticali affinché comunque tu, studente, insomma, fermi la mano piuttosto che comunque perfezioni il tuo tratto e quant'altro. Quindi è la stessa cosa. Oggi magari, ciao Raffaele, Ciao Raffi, scusa se ti volevo interrompere, ma l'avevo visto. no, va, tranquilla. Quindi le prime lezioni appunto sono queste, no? Oggi magari la fermezza magari della mia mano anche a mettere un eyeliner piuttosto che a costruire una bocca, cioè è frutto di quella situazione, di certo non dello studio dell'Accademia di Trucco. Cioè, quindi rammarichi non ne ho. Vantaggi di certo è comunque, tra virgolette, questa mia tranquillità nell'esercitare questo lavoro, tanto che poi mi porta sempre ad esprimerlo in situazioni anche di un certo prestigio, piuttosto che di un certo valore qualitativo, e quindi sono soddisfazioni. Quindi Chiaro. non, fondamentalmente non c'è nessun rammarico, ma solamente vantaggi finora, fortunatamente. Poi bisogna essere sempre un attimino, appunto, anche competitivi anche con se stessi. È un ambiente un po' particolare, Vale, tu lo sai, ma in generale non solamente quello del trucco, ma soprattutto quando tu vai a esercitare la funzione di makeup artist non a tu per tu con la cliente, piuttosto che ti immetti in una situazione appunto di team, piuttosto che, sai, ci sono No, anche. ti devo dire che infatti la domanda io te l'ho fatta proprio perché
Ad oggi, per esempio, io dopo 30 anni di attività, essendo anche passata ad essere imprenditrice, promuovendo moltissimo i giovani, no? Perché sono convinta che dopo un periodo passato o sui set perché stai in un'agenzia, o sui set perché sei stato un bravo freelance, ti sei fatto conoscere, hai fatto in modo che tutto il team, quindi i fotografi, gli stylist, le persone che normalmente a caduta procurano poi il lavoro al makeup artist, no? Perché Certo. si crea un team, quindi anche questo per le persone che non hanno esperienza come me, come te, di che cosa possa essere fare parte poi di mondi fotografici, quindi non il lavoro classico dello studio makeup solo con la cliente, ma qualcosa che invece riguarda un contesto più grande. Fino a qualche anno fa, è ovvio che avvertivo e sentivo anch'io quella, come l'hai definita tu, che non è solo nella nostra categoria, ma è un po' in tutte le categorie, chi magari ti sgomita da una parte, chi magari non ti favorisce, no? E questo tutto il mondo e paese. Oggi io ho raggiunto la serenità perché la bellezza, devo dire, è che dopo 30 anni, che era un po' quello che mi raccontava anche a me Stefano, no? Perché se tu hai avuto la possibilità di conoscere Stefano, per me avere avuto come papà proprio insegnante Stefano negli anni 90 sicuramente è Vabbè, stato parliamo proprio degli anni differente. del boom Hai anche, no, capito? del suo talento, quindi. Hai capito? Quindi, però dico, c'è comunque, si continua e si mantiene quella che è una valutazione in cui è sempre molto bello dare e lanciare questo messaggio, soprattutto in questo momento. Anche semplicemente alzare il telefono, contattare un collega, fare sentire la stima che si ha per quel collega, a prescindere dagli anni di esperienza, come è successo nel momento in cui io ti ho invitato a far parte del Vor Talking, no? Assolutamente, Ritengo che assolutamente, ma sia. infatti, se scusa ti interrompo, No, vai. ti do subito, ma infatti per me di certo, come ti dicevo, insomma, essendo un ambiente un po' particolare dove, e mi riallaccio al tuo discorso, non voglio andare oltre, cosa succede? Così come io dico, no? L'artista cerca di concettualizzare nel proprio lavoro, cerca anche poi di esprimere dei concetti, chiamiamoli in questo modo, anche nei confronti di chi lo circonda, che è una cosa che a me non mi ha mai caratterizzato, credimi, non mi ha mai, non me ne può fregare di meno, cioè nel senso che comunque, per dirti appunto che comunque di base, secondo me, ci deve essere appunto tenacia, voglia di fare, voglia di dare. E basta, cioè, perché comunque sì, le invidie ci sono, le competizioni ci sono, piuttosto che magari c'è anche, sai, il primo approccio, no? Piuttosto che, no? E quindi, soprattutto in quanto il nostro il mondo artistico, quindi come ben si sa, il mondo artistico spesso viene, cioè, è la verità fondamentalmente, popolato da gente con appunto questi concetti, piuttosto che con determinate situazioni che si rifanno al proprio vissuto, alle proprie esperienze e quant'altro, spesso, se non sempre, viene anche riproposto in quello che è il nostro settore. Di certo credo che comunque, non per fare degli esempi pratici, ma non, certo penso, diciamo, che chi lavora nella burocrazia, piuttosto che, non lo so, nell'imprenditoria, va a guardare la propria esperienza personale, cioè a livello emotivo, piuttosto che, cioè, mentre nel nostro mondo purtroppo spesso caratterizza questo. E tendiamo sempre a vedere, andare oltre quello che è il lavoro stesso. Quindi da queste poi si crea, secondo me, quella competizione professionale, ma anche quella competizione professionale. Quindi lanciamo Però. questo bel messaggio al tempo del Covid, no? Che se qualcosa c'è da apprendere e da imparare in questo momento, ritengo che sia intanto quello di essere come categoria un po' più uniti, perché l'invidia è sana, diventa negativa e diventa che ti blocca. E non ti fa crescere nel momento in cui invece non è più costruttiva, cioè supera quello che è il momento in cui tu elogi
il lavoro di un'altra persona e quello è sano, ripeto, perché se io stima di qualcuno che ha ottenuto dei risultati e lo prendo come modello, è pur sempre una forma di invidia, ma è una forma di invidia sana da cui io Certo. posso cibare e tramite quella che sono io come persona creare un vestito addosso a me che sarà il mio vestito perché non posso Certo. sperare che il vestito di qualcun altro io lo possa calzare a pennello perché è stato creato per lui e non per me. Però, ripeto, in questo momento mi piacerebbe veramente che la categoria dei make-up artist capisse da questo che il nostro lavoro è un lavoro così bello dove nessuno può rubare uno spazio all'altro. Perché? Perché la personalità di ognuno di noi e la manualità di ognuno di noi è una firma unica. E quindi c'è poco da avere Sì, ma infatti è il invidia. nostro lavoro fondamentalmente che poi va da sé. Certo, magari così come in tutto quello che è il mondo dell'arte, dello spettacolo, della moda, è normale che ci sono delle occasioni dove magari, come si vuol dire, mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto, ok? Perché comunque Però fondamentalmente... posso dire una cosa, io ti ho vissuto sempre, in tutte le volte che ti ho incontrato, sempre con una grande umiltà e con una grande capacità di accogliere gli altri. E questo è Ma secondo me fondamentale, te vale lo faccio questo, sai anch'io. cos'è? Che a parte la mia personalità, come ti dicevo, non me ne può fregare di meno del parere altrui piuttosto che, cioè, perché ti ripeto, a maggior ragione dal discorso che io da una tipologia di arte che è stato frutto di 5 anni di liceo piuttosto che 4 di accademia, quindi di 9 anni, io tra virgolette, no? Accantonare quello per poi rimettermi in un altro modo. Già questo, da parte mia, è, fra virgolette, quello slancio di naturalezza che mi rappresenta. Quindi andare a vedere nell'altro, piuttosto che di andare a capire che cos'è l'altro, ad andare a capire che scopi possa avere, cioè non fa da me. Anche perché lanciamo anche questo messaggio, si perde una gran quantità di tempo e sostanzialmente poi non ci si concentra invece su quello che uno potrebbe fare di proprio. Quindi anche questo Esatto, messaggio, cioè è esatto. importante avere delle fonti di ispirazione, però poi trovate il tempo proprio di vivere il vostro interno, cioè cosa volete manifestare Sì, con ma il anche vostro perché sono lavoro. del parere che comunque se le cose arrivano, arrivano da sé, piuttosto che sì, è giusto magari ecco, incentrarsi in quelli che sono un attimino gli obiettivi, però le altre cose dico io, cioè perché andare... Cioè non ha, per quanto mi riguarda, non ha proprio senso. Non ha proprio senso essere lì a, come si suol dire, no? Cinguettare su chi ti sta accanto. Cioè non lo vedo assolutamente. E me Assolutamente ne sono capitate d'accordo. occasioni, me ne sono capitate soprattutto anche da persone col doppio dell'età mia quasi. Però dico io, boh, vabbè, ok, se tu sei così, magari posso anche accettarti tranquillamente perché... Non mi prefiggo di avere assolutamente delle menti, una mente piuttosto comunque radicale, una mente piuttosto chiusa, però naturalmente a tutto c'è un attimino del limite, però già partire prevenuto, dico io, ma cioè, dove ci porta? Non, secondo me lo vedo Sono proprio d'accordo. vuoto. E nel frattempo che il tempo ovviamente scorre, io sono rimasti ancora circa una decina di minuti, se vogliamo dire, Vai, per poterti fare domande random, un'altra. perché poi io quando No, mi per poterti rivolgiamo fare l'altra un'altra. No, ma telefono, insomma, credo che devo dire... il nostro pubblico, il pubblico che appunto vado a controllare un attimo se ci sono delle domande in particolare, no, ma le vedo scorrere e in particolare appunto grazie. Grazie Mordino, che è appunto una collega qui di Como, non so se la conosci, però insomma con No. No. Grazia ci è capitato qualche volta di incontrarci in qualche evento moda e subito dopo qualche evento moda abbiamo avuto anche l'opportunità di confrontarci sia come esseri umani sia come professionisti ed è un'altra professionista che stimo parecchio, anzi grazie, mi farà piacere se ci sentiamo telefonicamente e scegliamo e valutiamo una giornata affinché tu possa essere qui con me al World Talking. Ma la stessa cosa, non so se ancora c'è Raffaele, stessa cosa. Raffaele, quando vuoi, sentiamoci e ci facciamo una chiacchiera. No, la domanda finale, diciamo, no? Un po' di questi macro argomenti che abbiamo aperto.
che volevo trasferirti è: rispetto a quello che è il mondo make-up che si vede su Instagram, e mi riferisco in particolare al mondo dei transgender, e quindi visualizzare sul viso di questi ragazzi questa trasformazione del make-up con questi make-up chiaramente incredibili, che fino a lì mi piacciono, cioè ho anche un certo riguardo e apprezzamento verso quel tipo di arte. Ma che cosa ne pensi invece quando quel tipo di trucco, molto chiaramente pesante, pesante non solo come tecnica, ma anche nella quantità della materia che viene applicata sul viso, invece viene fatta come richiesta di make-up dalle donne, vada bene, quindi non più dal transgender che fa di quel lavoro la trasformazione quando applica il make-up La sul sua suo arte. viso, ma la donna invece che vede questi make-up e immagina di chiedere un make-up di questo per uscire. Allora, partiamo dal presupposto che comunque anche spesso viene visto appunto il drag queen, il transgender, comunque come l'uomo che insomma si traveste da donna e tende a ostentare degli atteggiamenti piuttosto che delle fattezze e quant'altro, insomma, diciamo, rispetto a quelle che sono le predisposizioni naturali. Ok, Ok. quello c'è, ma secondo il mio modesto parere si va a limitare solamente a livello visivo, perché in primis la drag queen il drag king, ok, che naturalmente non si è poi così spopolato, era una forma d'arte che è nata in America, che faceva tutt'altro tranne che quel esibizionismo puro e fondamentale di femminilità. Detto questo, quindi io per questo considero quei ragazzi come forma artistica. Io quando li vedo, piuttosto che quando mi capita, anche perché è molto facile ormai come mai, assistere a delle loro spettacoli, piuttosto che li vedo appunto come arte e non come maschi trasformati, cioè vestiti da donna. Detto questo, per quanto riguarda il make-up, secondo me oggi c'è tanta confusione in merito. Perché? E siamo d'accordo Perché? allora. Perché sì, assolutamente, perché il forte motore americano del make-up, ok, quindi della pesantezza di questo grafismo, di queste situazioni sia su occhi che su labbra che vengono prettamente dal mondo americano, vengono a sua volta anche usati da questi ragazzi per appunto trasformarsi, diciamo, in donna, per appunto compiere questa trasformazione estetica in donna a livello appunto di make-up e a livello di look. Quindi c'è quest'abbondare che di base comunque serve alla drag queen per camuffare quelle che sono, tra virgolette, le fattezze maschili. Ok, però al tempo stesso c'è anche questo motore proveniente dall'America, questo stile che non si allontana tanto tanto da quello che è il concetto anche del semplice make-up. Quindi questo, chiamiamolo bombardamento mediatico, che vediamo anche noi sui social, no? Dove vediamo appunto anche queste ragazze che si truccano in maniera pesante, così come appunto può fare un ragazzo drag queen che lo fa esclusivamente per una questione appunto di spettacolo, porta sì anche il nostro pubblico, la nostra clientela a richiedere quello. Quindi, secondo il mio modesto parere, e secondo anche in base a quelle che sono le nostre esperienze, e non ti nego che anche a livello di rapporto, anche in primis con le mie spose quasi quasi alcune volte diventano anche delle piccole allieve per me, no? Perché non ti nego che c'è la cliente che giustamente porta la foto del personaggio del momento, piuttosto che la foto trovata su Instagram, dove ci sono delle situazioni sia tecniche che stilistiche, potrebbero, uno, andare oltre quella che è la sua morfologia, due, andare oltre quello che è il concetto per il quale lei si sta rapportando con me, e tre, diventa tutto anche quello antiestetico. Quindi c'è questo bombardamento dei social media che
facendo a sua Infatti, volta anche grazie a questo discussione. proposito, sta scrivendo YouTube fa danni alle volte e non so. Sì, assolutamente, assolutamente, perché poi giustamente poi, come dicevo, dico sempre io, no? Anche il mestiere del truccatore, così come l'estetica in generale, è diventato ormai da diversi anni un'ancora di salvataggio per molti noi giovani, no? Perché, e cioè, mi ci metto anch'io di mezzo, voglio dire, data la mia età, un'ancora di salvataggio per approcciarsi al mondo del lavoro, ok? Quindi, siccome comunque, come sento dire, ormai sono tutti truccatori, ormai tutti si accingono a truccare, ormai tutti tendono a fare l'estetista e cose varie, appunto, come diceva Grazia, su YouTube c'è un mondo, no? Quindi si tende anche a avere un prototipo di trucco, che è la cosa più brutta, secondo me, che un artista possa solamente equipararsi a uno Limitato poi, stile, no? limitando anche la È mente, limitando anche quelle che sono autolimitante. le proprie doti, limitando anche quella Autolimitante. che è comunque la propria mente, perché appunto, essendo un'ancora di salvataggio sotto l'aspetto lavorativo, magari tu dici, vabbè, trucco in questo modo, quindi magari sicuramente potrò piacere, quindi lavoro in questo modo. Ed è secondo me una cosa inopportuna, ma soprattutto lo dico con rammarico per quanto riguarda, perché magari quella persona potrebbe essere veramente tanto brava, ma si limita Sono d'accordo. Dario, siamo arrivati alle al limite. 19:25 e il tempo è passato velocemente perché sei di compagnia. Penso e spero di avere allietato insieme a te il nostro Lo pubblico spero per anch'io. quasi un'oretta. Sicuramente ci sarà un modo per rivedersi. Io nel frattempo Con ti piacere. ringrazio. Ti mando un abbraccio virtuale perché in questo momento è solo quello che ci possiamo scambiare e ci vediamo però quest'estate giù per un bel aperitivo, eh? Voglia, ti aspetto. Speriamo, insomma, che la situazione si sblocchi presto e insomma, ci uniremo le nostre menti proprio Assolutamente, vicine. inviteremo anche Stefania, ci facciamo proprio una seratina insieme. Assolutamente, assolutamente. Poi dimmi quando sarai qui giù in Calabria, Certo. perché sarai in concomitanza del mio evento, sarai naturalmente mia ospite, con grande piacere. Molto volentieri, Dario. Quindi saluto Dario ufficialmente, chiudo la diretta così gli ultimi 2 minuti saluto il mio pubblico e do i prossimi appuntamenti. Ok, Grazie, ciao Dario. Ale, Grazie. grazie mille, ciao. Persone che come sempre hanno deciso di passare un po' di tempo insieme. Quindi io intanto per questo vi ringrazio. Quindi sia le persone che mi conoscono sia che non mi conoscono, rinnovo i prossimi appuntamenti. Allora, facciamo una pausa sabato e domenica per il weekend. Lunedì, invece che riprendere i consueti appuntamenti con il Vortalking, sarò io ospite a Valori, Casa Valori, quindi tramite Valori App e tramite il profilo Instagram di Valori App potrete seguire l'intervista dove sarò coach per dare la possibilità a ragazzi e ragazze che si vogliono approcciare al mondo del make-up di capire quali sono le particolarità. Insomma, dare una serie di strumenti e di opportunità per conoscere meglio il nostro mondo. Dopodiché, dal martedì al sabato, ore 18, tutti i giorni, un ospite insieme a me anche la prossima settimana dove affrontare vari temi. Quindi non solo make-up, ma anche fotografia, perché martedì siamo insieme a Massimo Masini, quindi parliamo di fotografie, parliamo quindi di quanto sia importante il make-up all'interno di un servizio fotografico. Proseguiamo mercoledì con Lisa Fusco, che forse molti conosceranno, è una soubrette super esplosiva. Giovedì continuiamo con Francesca Maria Giuliano e si prosegue poi venerdì. Con credo le Beautiful Curvy, non ricordo bene, però dovrebbe essere così. Però ogni giorno tanto metterò le puntate successive. Vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, uniti anche se distanti, restiamo a casa, laviamoci bene le mani, ormai sappiamo come fare e poi rinnovo sia per argomenti, scrivetemi se avete un argomento in particolare che volete che io tratti.
E soprattutto, se volete invece avere la possibilità di dire anche la vostra insieme a me, scrivetemi per poter partecipare. Io intanto ringrazio Simona che mi dice che sono bellissima. Io vi ringrazio. Spero di essere invece una di quelle persone che dall'alto di questa esperienza possa fare